Scontro aperto tra governo e CGIL. Renzi è a Palazzo Chigi grazie ai poteri forti, per questo non parla con noi, dice Susanna Camusso, intervistata dalla Repubblica. Immediata la replica del PD per voce dell'eurodeputata Picerno. La segretaria della CGIL è stata eletta con tessere false, paga pullman per riempire le piazze, dice in diretta TV. Poi fa retromarcia, nessuna accusa, rispetto ai sindacati, ma pretendo rispetto. Ma la CGIL contro replica, tesseramento certificato, siamo indignati. Nel 1993 la mafia ricattò lo Stato, ma non ho mai saputo di accordi con i clan. Lo ha confermato il presidente Napolitano, ascoltato come testimone dai giudici del processo di Palermo. Il capo dello Stato ha risposto per 3 ore a tutte le domande. Al termine poi la richiesta: rendete subito pubblica la mia deposizione. Attesa entro 3-4 giorni massimo la trascrizione dell'udienza, ma Grillo lo attacca ancora, la sua reazione e ammissione di colpevolezza. Luciano Violante rinuncia alla corsa per la Consulta. L'ex presidente della Camera spiega il perché in una lettera al Corriere della Sera. Una deriva che offende l'autorevolezza delle istituzioni e la dignità delle persone. Domenica scorsa Renzi aveva aperto all'ipotesi di un candidato diverso da Violante per ottenere anche il consenso del Movimento 5 Stelle. Faccia i nomi, nessuna intesa segreta, la replica di Grillo. L'Italia ha adottato riforme radicali, ora bisogna vedere se saranno attuate, ha detto Katainen, commissario europeo, che nonostante il giudizio sostanzialmente positivo non esclude la possibilità di ulteriori modifiche e correzioni alla legge di stabilità entro la fine di novembre. Intanto da Bruxelles arriva il via libera ai fondi strutturali per l'Italia, saranno 43 miliardi fino al 2020. In Siria durissimo attacco dei jihadisti dello Stato Islamico. Gli estremisti hanno preso d'assalto un giacimento di gas uccidendo 30 militari. Per fermare l'ISIS in Siria ed aiutare i curdi di Kobane, l'enclave ai confini con la Turchia, stanno arrivando dall'Iraq anche i guerriglieri Peshmerga, autorizzati dal governo di Baghdad e scortati dalle forze turche. Turno infrasettimanale di campionato con gli occhi puntati sul duello a distanza tra Juventus e Roma. Buffon vuole festeggiare le 500 gare in bianconero con una vittoria sul Genoa. La Roma ospita il Cesena e cambia. In campo Keita, Iturbe e Destro in programma. Tra le altre Inter-Sampdoria e Cagliari-Milan. Ieri nell'anticipo vittoria del Sassuolo sull'Empoli. Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa edizione del telegiornale della 7. Allora, in primo piano la legge di stabilità, a riportarla in primo piano ci sono le ultimissime dichiarazioni del commissario europeo Katainen, che dice senza mezzi termini che nonostante i primi segnali positivi sulla manovra presentata dall'Italia, nonostante che ci sia un giudizio sostanzialmente positivo, bisogna vedere se poi queste riforme saranno realmente attuate e nel frattempo, insomma, il giudizio dell'Europa nei confronti dell'Italia in qualche modo può dirsi che è ancora in sospeso. L'esame di ottobre lo abbiamo passato, ma era solo l'antipasto. La valutazione finale sulla legge di stabilità del governo Renzi arriverà solo a novembre, spiega oggi Jyrki Katainen, commissario agli affari economici. Non è escluso che possano esserci altre modifiche e correzioni quando i piani presentati dai vari paesi verranno esaminati nel dettaglio. Katainen poi risponde ai commenti fatti ieri dal ministro Padoan quando si è trattato di rimettere le mani alla legge. Padoan aveva detto: i tagli ai quali siamo stati costretti incideranno sulla crescita. Risposta di Katainen, appunto, un problema che ho dovuto affrontare anch'io quando ero ministro delle finanze in Finlandia. Ovviamente non ha senso tagliare sugli investimenti, bisogna intervenire su altro. Insomma, come dire, anche i tagli bisogna saperli fare. E ancora, ambiziosa l'agenda italiana sulle riforme, ma aspettiamo di vederle approvate, sottolinea il commissario, da tutti e due i rami del Parlamento. Qualcuno però fa notare che a novembre, tecnicamente, non sarà lui in prima persona a dover trattare il dossier, ma il compito con la nuova commissione passerà al socialista francese Pierre Moscovici.
Moscovici sì. E quando si dice Francia, l'altro paese in difficoltà, si spera subito in una fase più morbida. Ma intanto ieri il Consiglio dei Ministri straordinario ha approvato l'aggiustamento dei conti che ci aveva chiesto la Commissione europea per darci il primo via libera. E non è da poco, in sostanza dobbiamo metterci altri 4 miliardi e mezzo. In tutto l'impegno di risorse supererà i 6 per portare il rapporto deficit-PIL al 2,6%. Uno sforzo notevole dopo 3 anni di recessione, sottolinea Giancarlo Padoan, che sostiene non c'è stata nessuna resa all'Europa, la flessibilità è possibile. Ma oltre all'esame di Bruxelles, per la nuova versione della legge sarà necessario un altro voto del Parlamento. E visto che il nuovo documento, come il precedente, contiene la deroga al pareggio di bilancio ormai previsto dalla Costituzione, la richiesta è che venga votata a maggioranza qualificata anziché semplice. Ma il vecchio DEF al Senato era passato con un solo voto in più rispetto al quorum richiesto. E la legge di stabilità pesa sui comuni non per 1,2 miliardi come è stato detto finora, ma per 3,7 miliardi, quindi molto di più. Lo dice il presidente dell'ANCI Piero Fassino intervenendo all'Assemblea dei Presidenti di Province annunciando che oggi pomeriggio al governo chiederà una forte correzione della legge di stabilità. Sappiamo che con le regioni c'è stato uno degli scontri più duri in merito proprio alle decisioni contenute all'interno di questa legge. Intanto vi diamo conto di momenti di tensione che poco fa ci sono stati davanti all'ambasciata tedesca a Roma, tra la polizia e centinaia di operai dell'acciaieria di Terni giunti a Roma per manifestare contro il piano industriale della ThyssenKrupp. E gli operai hanno partecipato a un sit-in indetto dalla FIOM e hanno anche ricevuto la solidarietà in questo senso da parte del segretario della CGIL Camusso. Segretario della CGIL Susanna Camusso, che è al centro di uno scontro molto duro anche con il governo. Da un lato appunto la leader del principale sindacato dei lavoratori italiano attacca il governo, attacca direttamente Renzi, dice che occupa la posizione che occupa di Presidente del Consiglio in rappresentanza in sostanza dei cosiddetti poteri forti. Non tarda ad arrivare la replica dal fronte del Partito Democratico, da cui parla l'eurodeputata Picerno, che dice la segretaria CGIL Camusso è stata sostanzialmente eletta con tessere false e poi paga pullman per riempire di gente le manifestazioni di piazza. Parole grosse a sinistra, comincia Susanna Camusso, intervistata da Repubblica. Renzi a Palazzo Chigi per volere dei poteri forti. Lo ha ammesso Marchionne, spiega il leader della CGIL, ricordando una dichiarazione del 2 ottobre scorso, quando l'amministratore delegato della Fiat, parlando del mercato del lavoro e della necessità di togliere i rottami dai binari, disse: Renzi lo abbiamo messo là per questa ragione. Parole mai smentite, sottolinea la Camusso. Un affondo a pochi giorni da quello dello stesso Renzi, che aveva detto a chiare lettere di non voler trattare con i sindacati. Il primo a replicare via Twitter il presidente del PD Matteo Orfini. Cara Camusso, Matteo Renzi a Palazzo Chigi lo ha messo il PD decidendolo in direzione e non ricordo festeggiamenti dei poteri forti. Ma a rincarare la dose, aprendo un nuovo caso, è la renziana eurodeputata del PD Pina Picerno dagli studi di Agorà. Io potrei dire non lo farò che la Camusso è eletta con tessere falsi o che quella piazza è stata riempita con pullman pagati, non lo farò. Parole che suscitano l'immediata indignazione della CGIL, il tesseramento è certificato, l'onorevole Picerno dice falsità e sciocchezze. Si legge nella nota diffusa dalle agenzie negli stessi minuti in cui compare anche la correzione in corsa dell'eurodeputata PD. Non volevo accusare nessuno, ma chiedo rispetto per Renzi. Per stemperare la polemica interviene anche il vice segretario Guerini. Siamo sicuri che Pina Picerno non voleva offendere nessuno, rispettiamo la CGIL, ma loro rispettino il governo. Quanto basta per evidenziare una lacerazione profonda tra chi sabato scorso era alla Leopolda e chi invece nelle stesse ore era in piazza a fianco alla CGIL, perché in quella piazza la minoranza del PD ha preso l'impegno di non sottoscrivere il Jobs Act targato Renzi alla prova dell'aula della Camera. Lo conferma Samantha.
mattina ad Omnibus Alfredo Dattorre. Così come è uscito dal Senato, il Jobs Act non è votabile. Ma anche chi non era né ad una manifestazione né all'altra, come Massimo D'Alema, ci va giù duro nei confronti del Premier. Renzi ha detto che con il sindacato non tratta, ma così spacca il paese, lo dice D'Alema al Sole 24 Ore, aggiungendo anche: per ora vedo solo molti annunci e uno stile di governo preoccupante che punta a creare fratture nella società. Incalza oggi anche Rosi Bindi: se Renzi non vuole la scissione del PD e se non vuole lo sciopero generale, deve decidersi a parlare con la minoranza del suo partito. Il 41% degli europei di cui parla Renzi comprende anche quel 25%. È vero che nelle macchine digitali non va il rullino, ma le macchine digitali servono a fotografare la realtà, non a manipolarla. Nella finanziaria, conclude Rosi Bindi, non c'è un euro per gli investimenti e questa situazione non si risolve non parlando né con il sindacato né con la minoranza del partito. So però che questa piazza... Ed il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è anche alle prese con la ricerca di una soluzione per la vicenda della Consulta, l'elezione alla Consulta. Violante, candidato del PD, ha rinunziato e adesso una soluzione potrebbe arrivare da una intesa con il Movimento 5 Stelle. Dopo 20 fumate nere, Luciano Violante esce di scena, congedandosi dalla corsa a una delle due poltrone di giudice della Consulta con una lettera pubblicata oggi sul Corriere della Sera, in cui, rivolgendosi alle signore e ai signori del Parlamento, esprime tutto il suo rammarico per il considerevole ritardo nell'elezione dei due giudici di nomina parlamentare che dovevano essere già eletti nel giugno scorso. A 4 mesi da quella data, scrive Violante, nulla è cambiato. Vi invito quindi a scegliere un'altra personalità ritenuta più idonea ad ottenere il consenso necessario. Un gesto dovuto che non coglie di sorpresa, visto che è stato lo stesso Matteo Renzi a delegittimare il suo candidato, dichiarando 2 giorni fa in diretta TV che stava trattando con il Movimento 5 Stelle per trovare un nome diverso da Violante, da sempre inviso ai grillini. Se serve per superare il blocco, i nomi si cambiano, aveva detto. Nella sua lettera l'ex presidente della Camera, finora unico candidato del PD, ringrazia formalmente tutti i senatori e i deputati che lo hanno votato, ma non rinuncia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, affermando di aver subito attacchi infondati e di aver assistito in aula nel corso delle ultime votazioni a comportamenti limitati ma gravi di dileggio del Parlamento. È necessario fermare una deriva che offende l'autorevolezza delle istituzioni e la dignità delle persone, si legge nella lettera. Nessun paese può tollerare per troppo tempo una vita parlamentare frenata da ribellismi e forzature, da scontri privi di confini e principi morali. Violante si dice però anche certo che le Camere hanno l'energia e la forza per restituire alla politica l'autorevolezza che le spetta in una democrazia funzionante, a partire dalla rapida elezione dei due nuovi giudici. Il gesto del Presidente Violante è alto, da uomo delle istituzioni. Le cose che dice sono molto severe, ma anche molto vere, commenta oggi il Ministro dell'Interno Angelino Alfano. Un atto di grande dignità e di grande responsabilità politica e istituzionale che costringe a riflettere. Gli fa eco il capogruppo dei senatori PD Luigi Zanda, mentre quello della Camera, Roberto Speranza, si dice amareggiato e spera che la denuncia di Violante valga come monito e sprone per tutte le forze politiche a trovare presto una soluzione. Nessun commento invece, almeno per ora, da Beppe Grillo, che punta i piedi e chiede trasparenza. Se il PD vuole condivisione, faccia i nomi pubblicamente. Chiunque abbia i requisiti per essere eletto in ruoli di garanzia così importanti può essere candidabile per il movimento se valido e indipendente, altrimenti saranno ancora fumate nere, avverte il leader 5 Stelle. Intanto la 21ª votazione, che era prevista per domani, è slittata a data da destinarsi. Rendete subito pubblica la mia deposizione, lo ha chiesto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al termine ieri dell'udienza di 3 ore, nell'ambito della quale ha risposto ai magistrati in merito all'inchiesta sulla trattativa Stato e Mafia. Adesso si aspetta solo la trascrizione di quanto detto dal presidente Napolitano durante quelle 3 ore al Quirinale davanti ai magistrati di Palermo, testimonianza unica nella storia della Repubblica. Ma il senso della sua deposizione è tutto lì, nel racconto di quella notte del 28 luglio 1993, la notte delle bombe di Milano e Roma, quando ci fu anche un blackout telefonico e si temette per un golpe. Il pubblico ministero di Matteo chiede al presidente quale fu il convincimento delle più alte cariche dello Stato di quello
quello che stava accadendo. Napolitano, allora presidente della Camera, risponde: fu subito chiaro che quelle bombe erano un ulteriore sussulto della strategia stragista della fazione più violenta di Cosa Nostra per porre i poteri dello Stato di fronte ad un out-out. Alla domanda successiva, crede che si sia trattato di un ricatto, Napolitano risponde con una sola parola: sì. Ai sostituti di Palermo non serve altro, non serve neppure pronunciare una sola volta l'altra parola, trattativa, oggetto del processo. E non è difficile capire perché i magistrati abbiano espresso tutta la loro soddisfazione per la deposizione del Presidente della Repubblica, che, come scritto in un comunicato ufficiale del Quirinale, ha risposto a tutte le domande, anche quelle del legale di Totò Riina. Danno una versione in parte diversa, però, alcuni degli avvocati che hanno assistito alla deposizione. La sua reazione è già di per sé un'ammissione di colpevolezza, attacca Beppe Grillo. Ma per verificare se il capo dello Stato abbia o meno risposto a tutto, bisognerà aspettare solo qualche giorno. La trascrizione dovrebbe avvenire su esplicito invito del Colle entro 3-4 giorni al massimo. Ma intanto si sa già cosa ha detto Napolitano sull'argomento da cui è nata la sua deposizione. La lettera che il suo consigliere giuridico, Loris D'Ambrosio, gli inviò un mese prima di morire, esprimendogli il timore di essere stato solo uno scriba e uno scudo per indicibili accordi tra l'89 e il 93. Non ebbi con lui alcuna discussione su queste questioni, ha detto Napolitano, non so nulla di possibili accordi. Una deposizione che davanti a fatti accaduti 20 anni fa è stata segnata anche da molti non ricordo, ma anche da racconti dettagliati, come quando Napolitano ripercorre il suo viaggio a Parigi dopo le minacce di un possibile attentato nei suoi confronti nel 93, quando l'allora capo della polizia gli affidò come scorta uomini dei reparti speciali dei NOX. E dopo un lungo periodo di flessione, siamo ai temi dell'economia, tornano a crescere i mutui per l'acquisto della casa. L'informazione arriva dall'ABI e segna un possibile recupero, oltre che del mercato dei finanziamenti, anche di quello immobiliare. Tornano a crescere i mutui per l'acquisto della casa. Secondo l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, i prestiti concessi alle famiglie italiane hanno registrato nei primi 9 mesi di quest'anno un aumento del 29,4% rispetto allo stesso periodo del 2013. Un dato che, dopo il lungo periodo di crisi, farebbe pensare che ci sia in atto una ripresa del mercato dei finanziamenti alle famiglie e quindi anche del mercato immobiliare. Dall'indagine dell'ABI fatta sulle principali banche italiane, che rappresentano circa l'80% della totalità del mercato bancario, si evidenzia che tra gennaio e settembre 2014 i mutui erogati ammontano a oltre 17 miliardi e mezzo di euro rispetto ai 13 miliardi e mezzo dello stesso periodo del 2013. Le famiglie italiane naturalmente preferiscono i mutui a tasso variabile, che rappresentano infatti la fetta più grossa della torta dei mutui concessi, quasi l'80%. E non potrebbe essere diversamente, visto il bassissimo costo del denaro portato dalla BCE all'inizio di settembre allo 0,05%, praticamente quasi zero. Sul versante imprese invece le cose non vanno bene, e a dirlo è la BCE, con un'indagine sull'andamento del credito bancario nei paesi dell'euro, alla quale hanno partecipato i più importanti istituti creditizi, emerge che le imprese italiane e spagnole sono tra quelle che chiedono meno prestiti alle banche, al contrario di quanto succede negli altri paesi europei come Francia e Germania, dove invece la domanda di credito è in aumento. È un ulteriore segnale di sofferenza per le imprese italiane, che hanno rallentato gli investimenti, con conseguenze pesanti sull'intera economia italiana, ferma al palo da troppo tempo. Ci spostiamo a parlare delle notizie che vengono dall'estero, in particolare che riguardano il mondo islamico. C'è stato oggi un duro attacco dell'ISIS contro un giacimento di gas siriano, mentre i guerriglieri Peshmerga, circa 150, stanno cercando di raggiungere la città di Kobane per portare rinforzi a quei curdi di Siria che da settimane cercano di contrastare i miliziani dell'ISIS. Questo convoglio non è solo un passaggio di combattenti, ma è un vero e proprio passaggio storico. Siamo al confine tra Turchia e Siria e quelli che vedete sono gli oltre 150 guerriglieri Peshmerga che dall'Iraq, autorizzati dal governo di Baghdad, stanno cercando di raggiungere dal territorio turco la città di Kobane. Per portare rinforzi ai curdi di Siria che da settimane cercano di resistere alle milizie dell'autoproclamato califfato islamico, con risultati ancora poco chiari visto che nessun inviato della stampa libera è presente in quella zona. E a scortarli, come si vede,
in mezzo alla popolazione che li saluta come eroi, ci sono anche le forze di polizia di Ankara. Il governo turco, infatti, pressato dalla comunità internazionale dopo un lungo periodo di immobilismo politico e diplomatico, ha accettato di lasciare che i combattenti, arrivati nella notte in Turchia, attraversino il proprio territorio, nonostante consideri i turchi siriani che difendono Kobane come un'estensione dell'odiato PKK turco, dunque non degni di un aiuto internazionale. Ma ormai la lotta all'ISIS è diventata mondiale, dunque Ankara non può più sottrarsi alla collaborazione in quello che ormai è diventato un attacco a tenaglia. Nelle stesse ore, infatti, un altro convoglio iracheno di Peshmerga ha attraversato il confine con la Turchia all'alba. Non solo, un gruppo di circa 50 combattenti dell'esercito siriano libero è riuscito ad entrare a Kobane attraversando il valico di frontiera a Mursir Pinar. Ma sul campo la situazione è sempre più difficile. Esponenti dell'opposizione siriana hanno confermato ad Al Jazeera la notizia secondo la quale lo Stato islamico sarebbe entrato in possesso di caccia del regime siriano di Bashar al-Assad dopo la conquista degli aeroporti di Aleppo e Raqqa. Mentre secondo la TV Al-Arabia gli jihadisti dell'ISIS avrebbero cominciato ad attaccare il giacimento di gas nella zona di Homs in Siria, un giacimento riconquistato dall'esercito siriano lo scorso luglio dopo cruenti combattimenti. La Casa Bianca in queste ore ha subito un attacco da parte degli hacker russi che sono riusciti ad entrare nei computer del governo americano. Si sarebbero fermati per la verità ai network meno protetti, dicono gli uomini dell'FBI, dunque non sarebbero riusciti ad entrare in quella rete segreta, quella con cui opera il presidente degli Stati Uniti, Obama. Seppure in passato questa parte più riservata appunto di rete era in realtà stata violata dagli hacker dell'epoca di Vladimir Putin. Sotto attacco, in questi giorni la Casa Bianca tutto sembra tranne che un fortino inespugnabile. Stavolta sono stati gli hacker russi a penetrare i computer del governo americano. Si sono fermati solo al network meno protetto, dicono gli uomini dell'FBI. Dunque non sono entrati nella rete segreta, quella super blindata con la quale lavorano Obama e il governo ed i militari americani, che pure in passato era già capitolata sotto gli assalti degli hacker di Vladimir Putin. I servizi segreti sono riusciti dopo diverse ore a respingere l'azione che comunque ha bloccato i terminali dell'amministrazione, anche se nessun documento segreto sarebbe stato trafugato. L'America si scopre ancora una volta indietro nella cyberguerra e per questo sta cercando di creare al più presto un cyber command, una specie di stato maggiore che si occuperà esclusivamente di pirateria, o meglio di vere e proprie azioni militari sulla rete. 6.000 persone capaci di difendere non solo i segreti del governo, Assange ha insegnato qualcosa, ma anche i network privati delle imprese ritenute di interesse strategico nazionale. Il cyber command, con il permesso del presidente e dunque sotto la guida diretta del comandante in capo, potrà anche passare all'attacco trasformandosi in un potentissimo hacker. Per i servizi segreti si tratta comunque dell'ennesima debacle nel sistema di protezione della Casa Bianca, dimostratasi un colabrodo non solo cibernetico ma reale, con 7 persone nell'ultimo anno in grado di scavalcare la cancellata ed entrare fisicamente nel parco più protetto al mondo. Uno tra questi, Omar Gonzalez, armato di coltello, a settembre è entrato intoccato dentro l'edificio senza far suonare l'allarme, ha preso l'ascensore e si è ritrovato al primo piano davanti alla porta della East Room, la sala ricevimento per i grandi eventi della Casa Bianca. Solo lì ha trovato un agente in grado di fermarlo. La NASA vuole capire cosa sia accaduto realmente al razzo americano senza astronauti a bordo, esploso ieri in Virginia 6 secondi dopo il lancio dalla base di Wallop Island, ed ha annunciato la creazione di un team di esperti per indagare. L'ente spaziale statunitense ha rassicurato sulla continuità dei rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale. L'amministratore associato della NASA, William Gerstmeier, ha spiegato che le scorte sulla stazione sono sufficienti per almeno altri 4 mesi. Si è trattato del primo incidente dal 2011, quando la fine del programma Shuttle ha imposto il ricorso alle spedizioni private. Passiamo adesso al calcio. Questa sera la nona di campionato con Genoa-Juventus e Roma-Cesena. Il turno infrasettimanale della nona giornata vive del testa a testa al vertice della classifica tra la Juventus, impegnata sul difficile campo del Genoa, e la Roma, che ospita il Cesena all'Olimpico. Sulla carta un'occasione per i giallorossi di rosicchiare qualche punto alla capolista.
Ma la serata sarà importante anche per l'Inter di Mazzarri, che a San Siro riceve la Sampdoria di Mihajlovic, rivelazione di questo campionato. Lo scenario del Meazza appare scontato, grande tifo per la squadra, ma tanti fischi per il tecnico, che si gioca la stima dei tifosi, ma soprattutto la fiducia di Toir, che sembra avere sempre meno pazienza. Per battere Mihajlovic, che viene indicato da più parti come il prossimo allenatore nerazzurro, Mazzarri si affiderà ancora alla coppia Icardi-Palacio. A Genova, Tevez e Llorente sfidano l'ex Matri, mentre Buffon festeggerà le sue 500 partite con la Juve, un campo difficile dove l'anno scorso i bianconeri rischiarono molto, ma poi vinsero grazie a un capolavoro di Pirlo e a un rigore parato proprio da Buffon. Credo che abbia ancora molto da dare e da fare, perché ha l'entusiasmo di un ragazzino, con la tranquillità e la serenità di un vecchietto, diciamo. La Roma col Cesena cerca punti sulla carta più facili per accorciare sulla Juve. Garcia pensa al turnover in vista delle trasferte di Napoli e di Monaco di Baviera in Champions League. Dovrebbero riposare Totti, Gervinho e Nainggolan per far spazio a destro Iturbe e Keita. In porta ci sarà Skorupski. Pippo Inzaghi a Cagliari per sfidare Zeman, una partita che promette gol, in cui il tecnico rossonero lancia Torres al centro dell'attacco insieme a El Shaarawy e Honda. Il pari interno con la Fiorentina impone al Milan di fare punti. Sempre stasera Atalanta-Napoli, Fiorentina-Udinese, Torino-Parma, domani Verona-Lazio, a chiudere la giornata aperta ieri dal successo del Sassuolo sull'Empoli per 3-1, una vittoria che in chiave salvezza dà respiro agli emiliani e contemporaneamente inguaia la squadra di Sarri, passata in vantaggio con Croce, per poi essere travolta dalle reti di Missiroli, Floccari e Berardi. Adesso è il momento di fare una breve pausa per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Ben ritrovati in diretta, giusto il tempo di darvi un paio di aggiornamenti. Sono dal fronte dell'economia le notizie da Fiat Chrysler Automobiles, le dichiarazioni dell'amministratore delegato Sergio Marchionne, che parla di un raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2014, di una solida performance aziendale in un momento difficile dell'economia e anche dell'iniziativa strategica di scorporare il settore della Ferrari da Fiat Chrysler Automobiles. E poi sto per dare la linea al TG Crona, che vi preannuncio che ci saranno all'interno anche le immagini degli scontri davanti all'ambasciata tedesca a Roma, la manifestazione è degli operai della ThyssenKrupp. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.